Uomini e donne, le nuove rivelazioni di Teresanna Pugliese su Francesco Monte. Su Di Più Teresanna torna a parlare dell'ex fidanzato Francesco Monte sulle pagine del settimanale Di Più. In un lungo memoriale la Pugliese ha raccontato la sua storia d'amore con l'ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne. Una relazione durata appena 8 mesi ma piuttosto intensa e coinvolgente, con tanto di convivenza a Roma. La napoletana, che di recente è tornata in TV come ospite di Barbara D'Urso, ha raccontato di aver lasciato il Tarantino dopo aver scoperto un suo tradimento. Inizialmente la giovane ha perdonato quel brutto gesto, ma la storia con Francesco è cominciata a scricchiolare, complice la morbosa gelosia di Monte. Una gelosia di cui ha parlato nella casa del grande fratello VIP anche Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, che ha vissuto con l'attore una storia di ben 4 anni e mezzo. Dopo che Teresanna Pugliese aveva scoperto del tradimento di Francesco Monte durante una delle sue serate in giro per l'Italia, aveva lasciato il ragazzo. Ma un gesto improvviso del giovane l'ha spinta a tornare indietro sui suoi passi. Lui, forse per la prima volta da quando ci eravamo messi insieme, mi sorprese, pianse, mi cercò, insomma, le tentò tutte pur di convincermi che avevo preso un abbaglio, e che dovevamo tornare insieme. Di fronte alle sue lacrime decisi di tornare indietro sui miei passi e di perdonarlo, ha rivelato la napoletana. Il perdono però non è bastato, tra i due qualcosa si era rotto. E dopo che ci fu l'ennesima discussione tra noi, dovuta pure alla sua forte gelosia, che a volte non mi faceva respirare, nonostante io non gli avessi dato motivi per esserlo, presi la decisione definitiva di lasciarlo, ha spiegato Teresanna. Teresanna ha lasciato Francesco dopo Uomini e Donne. Lasciare Francesco Monte non è stato facile per Teresanna, che qualche mese dopo ha dovuto affrontare l'ennesima delusione, ha scoperto della passione sbocciata tra l'ex figlio.